Eccoci qua, adesso è il momento difficile di posizionare il camion appunto sulla bisarca tramite una ruspa. Vediamo un po' adesso se il bravissimo Mirko riesce a portare a termine questa impresa pazzesca. I filmati sono stati lunghi, impegnativi, però cosa volete farci? È così. Terza destra. Sono quelle immagini appunto che il fascino del Marvin Tour è portare a casa immagini che il tempo non ci darà mai più. E queste immagini qua non le troveremo più. E perché si riescono a portare queste immagini qua a casa? Perché ci vuole passione, perché bisogna muoversi. Anche rimettendoci in tasca propria, io non guadagno nulla, non ho mai chiesto un centesimo di pubblicità, anche perché dico sempre, ho i miei limiti, ecco, offro, non è che offro un servizio eccellente, però insomma, io quello che posso fare è quello di metterci l'impegno, ecco, e per fare questi report bisogna farlo veramente senza avere la pretesa di guadagnare, eh? Forse per me farei report a vita, perché io la voglia ce l'ho di fare il report. Ecco qua, bravissimo Luca il contadino di Rovereto, sta dando le direttive. Personaggio fondamentale, Luca il contadino di Rovereto. Il bello del canale del Marvin è che comunque, è vero, insomma, mi è capitato anche insomma, di avere episodi così, insomma, non proprio belli. Però ho trovato anche degli amici, insomma, ecco. È brutto essere imbrogliati, però cosa vuoi fare? La vita è così. Però insomma, si va avanti lo stesso e dai, ci godiamo un po' il tutto qua. Vediamo un po' adesso cosa fanno qua. Ecco qua Luca il contadino, immagini pazzesche. Attenzione Luca, eh! No, aspetta. Guardate qua, un bel paesaggio autunnale, ai confini qua con la Francia. Guardate un po' qua Luca. Lì. Ce la fai Luca? No, no cavolo! Torna indietro! Torna indietro? Ragazzi, insomma. Sono anche filmati interessanti anche per i ragazzi giovani, così facciamo anche capire cosa vuol dire recuperare un camion, eh? Cioè io vi propongo così le immagini. Ma i ragazzini amano queste immagini, eh? E quindi sono un po' a disposizione dei disabili, degli anziani, delle casalinghe, tutte quelle persone che non hanno pretese di sapere che si guardi un documentario. C'è la corda? Andiamo avanti. Oh no! Schiaccia! Spingi! Spingi! Possibile con questo. Guardate qua, grazie di me. Alza con la mano.
Eccoci qua, siamo stati un po' tutti col fiato sospeso perché... Ecco qua, il camion c'è arrivato. Eccolo qua. L'avventura qua del bravissimo Luca. Ma viene più avanti. Ah, si può. E avanti. Ecco qua, vediamo un po' ancora gli ultimi istanti. Ecco qua. Stai più là possibile. Ah. Ecco qua. Katia, una tua battuta, un tuo ricordo, cosa diciamo? È stata una bella avventura? Aspetta. Dai, non farla timida, è stata una bella avventura, timida. È timida la futura camionista qua. Ecco qua, Katia, figlia del tuo. Sei contenta qua? È arrivato sul camion qua, Tu che ci tenevi? Questa è parte della storia, questa avventura, capito? Enrico! Eccoci qua. Un pochettino. Enrico. Buono, ce l'abbiamo fatta, dai. Luca, ci siamo. Battuta finale. Non riesco. Finalmente mi caga. È andata. Un'avventura pazzesca. Posso metterlo? No. Eccoci qua. Un'avventura pazzesca di questo M160. È andata a buon porto. Qua il paesaggio splendido. Adesso vi faccio vedere un po' il tutto. Guardate qua, il camion appunto è arrivato sulla bisarca con Mirko. Saluto un po' tutti gli amici che hanno seguito così tutte queste dirette, che sembravano così anche quasi drammatiche, ecco, sembrava che appunto non si riusciva a portare a termine l'operazione. Ecco qua. Eccoci qua. Ecco qua. C'è. Mirko, una tua, ce l'abbiamo fatta. Mirko, una tua battuta. Ci abbiamo messo un paio di ore, mi sembra. Lo so. È stato un calvario, sofferto, vissuto, però adesso ce l'abbiamo fatta. Soddisfatto. E adesso intanto il camion andrà a Brescia. Poi insomma ci sarà un'altra avventura. Guardate qua Luca, il contadino di Rovereto, fondamentale. Insomma, questi sono un po' i personaggi del Marvin Tour. E niente, bravissimo Silvano è riuscito ad arrivare qua con il camion. E insomma, il camion andrà a Brescia dal bravissimo Mirko. È stato così, un'avventura emozionante. È partita questa mattina alle 3 dal Trentino per arrivare qua ai confini con la Francia, per vedere così un camion che magari molti avrebbero snobbato, molti manderebbero al taglio, ma invece questa è la storia. L'abbiamo immortalata con tutti gli amici. Con questo vi saluto, ciao carissimo, spettacolo, grazie di tutto, grazie di tutto, grazie Luca, spettacolo, battute finali Luca. Allora cosa dici? Ce l'abbiamo fatta, eh? Avresti mai detto stamattina che partivamo e avremmo vissuto un'odissea del genere, cosa dici? Però ce l'abbiamo fatta. Spettacolo! Ragazzi, con questo vi saluto, ciao a tutti dal confine della Francia, spettacolo!